Wahego, Jubber! Ritorni dal vostro Andrin Cronton in questo nuovo video. Siamo su Yokai Watch Pony Pony come ogni domenica. E oggi video davvero davvero interessante. Sto registrando che è martedì e sto registrando davvero tardi, ma la cosa importante è che, essendo il quinto anniversario di Yokai Watch Pony Pony ed essendoci stati 12 milioni di download, gran parte dei quali grazie a noi europei e americani che ci hanno chiuso il gioco e quindi hanno avuto la scusa di fare 12 milioni di download, cosa hanno fatto? Ci hanno regalato 100 punti. Wow! Ma, la cosa ancora più importante, ci hanno regalato 5 monete speciali. Non ho ben capito come si chiamano, ma so a cosa servono. E potrebbero essere davvero davvero rivelatorie. Omatsuri Coin. Omatsuri. Praticamente con queste monete possiamo trovare anche i 5 Goku Yokai. Sì, non so perché si chiamano Goku, ma va bene lo stesso. I 5 Yokai estremi, tipo Goku Venokt, Goku Shogunian, Goku Blizzarian, insomma tutti quanti questi Yokai particolari. Però potrebbe anche capitare robaccia di rango B. Eh sì, robaccia di rango A. E robetta di rango S, comunque sia, che non è malaccio. Ne abbiamo solo 5 e per tutto il resto della settimana non ce ne saranno altre. Quindi, ecco, già iniziamo benissimo con Whisper che ci dà un Negasus, com'è che si chiamava questo? Negasus era? Non mi ricordo, di rango A. Qua si chiama Magasus. Magasas, ovvero un Pegaso demoniaco. Perché poverino deve avere demone nel nome, lo sanno solo i giapponesi perché sono fissati con i demoni. Non so perché, ma è così. Oh, attenzione però, attenzione, ti prego, fa che sia Goku. Ah, questa merdina qui. Eh sì. Non c'è altro modo per descriverla. Si può trovare anche con le monete classiche, tipo queste qua. Ma non mi ricordo di preciso, ma ne ho trovati 3 su Wibble Wobble a suo tempo, quindi insomma non è che sia chissà cosa. Oh, 55 punti, no. Allora dammene 555, no? Go go go. Godofada. Purtroppo ho letto che molti sul subreddit di Yokai Watch si sono lamentati che non hanno trovato nulla. Ah però Wokshillo. Dondoru. Dondoru. Perché si chiama Dondoru? Che senso? Dondol. Dondolu. No, non ha senso. Boh, forse il suono che fa il wok quando cucini. Per i giapponesi fa dondur. No, non ha senso, dai. Oddio. Oh mio Dio, che male. Pure il rango C, peggio di questo non poteva esserci. Oh. Perché? Sono sicuro che se lo vado a fare sugli altri account mi capita roba bella. Ma non lo faccio così almeno non so cosa capita e sto più tranquillo. Bene, ora siamo nella seconda parte di questo video e vorrei provare a fare una cosa. Ho completato tutte quante le stelle del primo e della seconda mappa. Il problema è che ho visto che completare queste, volevo farla per una cosa di completezza, ovvero prendere tutte quante le stelle, per avere anche più stelle prese e quindi riscattare altri contenuti, altri bonus, però alla fine ho visto che completando anche questa mappa si riceve solo un segreto dell'anima. Ora, solo un segreto dell'anima è diminutivo, perché i segreti dell'anima servono, però ho deciso di non completarle, anche perché ci sono delle sfide, tipo ci sta questa missione qua, no, per prendere la terza stella. Non farti attaccare dallo yokai nemico più di 16 volte. È 30 volte che la provo, ancora non ci riesco. È difficilissima. Magari col team che ho io, con gli yokai che uso io, potrei provare altre strategie. Poi ho scoperto che completando lo yokai world, il reame yokai, si attivano qua, si attiva questo qua che puoi scegliere altri team. Ora, ho questo team qui composto da soli sfuggenti. Perché ho il team composto da soli sfuggenti? Lo andremo a vedere tra un attimo. Prima, i punti yokai che ho fatto sono molti meno rispetto a quelli che dovrei avere. In realtà dovrei averne intorno agli 8000, ma ne ho spesi
alcuni per comprare appunto gli yokai che si trovavano qua nelle ricompense, e ho comprato Vela Nera, ho comprato lo Yamada Radar, questo qui ho comprato, I Segreti dell'Anima, quello appunto piccolino, e ho comprato anche il sacchetto con l'amo per Vela Nera, per farlo diventare di rango S. Ora anche Android Yamada è rango S, però devo andare a fare un'altra cosa. Abbiamo riscattato Gazelle appunto con l'entrata di oggi nel gioco, e via, anche Burn. Ho fatto ancora meno punti perché sono dovuto ripartire da zero, avevo 0 punti, amico, ho dovuto farne 1200 per prendere appunto Burn, volevo prenderlo a tutti i costi. Ho fatto appunto una decina di sfide contro gli altri, per gli altri, non contro, per gli altri, e quindi ora posso riscattare Burn. Abbiamo Burn e Gazelle, possiamo fare la Chaos. Ti ho liberato io, Burn. Bellino, bellino. Anche Gazelle è abbastanza carino. Poi lui è audace, il che è un altro incentivo per usarlo. Oh, perfetto. A questo punto cosa si fa? Si prova a fare la sfida contro di lei. Ce la facciamo? Ho il team 2, che sarebbe quello con tutti quanti sfuggenti. Ho anche un team dove tengo Asto, perché Asto è l'unico che mi aiuta contro il boss quando non è il boss SS, ma solo S. Mi aiuta moltissimo. Anche perché quello col rango SSS non lo faccio, che ci vuole da sconfiggerlo, è un casino tremendo. Qui tocca aspettare, quindi evito proprio di farlo. Gioco tipo 4 volte al giorno, ma faccio solo i punti e poi dopo faccio l'attacco al punteggio del boss e poi dopo esco e ritorno dopo 4-5 ore che si sono ricaricati i punti per la fionda, se no non lo farei neanche. Allora, dovrei riuscire ad andare in Fever Time, eccolo qua. Non ho caricato nulla, ma almeno ho 2 booster d'attacco. Speriamo di riuscire a fare qualcosa. Ho portato l'energy max di Fudo risvegliato, Caleb Stonewall al 2, quindi ora insomma fa un pochino più danni. Dovrei stare più tranquillo. Velenotto risvegliato è molto utile perché mi stanna l'avversario. Appena finisce il Fever Time, eccolo, beccatelo tutto. Me lo stanno, vero? Me lo fa andare, me lo paralizza per qualche secondo. Ho anche il suo Energy Max al 2, quindi insomma è potenziato. Dovrei farcela stavolta. L'ho fatto già diverse volte senza successo, ma stavolta è quella buona, me lo sento. Perché poi non c'è il continuo contro questo boss così, no? Devi farlo tutto quanto con una volta sola. Oh, stavolta è una volta buona, mi sono allenato molto con questa squadra, appunto. Ed ecco fatto. Poi il fatto che Fudo comunque sia uno risvegliato che ha l'aura e un altro che è normale che non ha l'aura, è un buon modo per distinguerlo dall'altro. Fai scoppiare 400 yokai. Ma perché devo fare scoppiare 400 yokai? Io non ho capito queste sfide. Fai scoppiare almeno 400 yokai. Posso capirla qui, che è un po' più difficile perché devi farla a tutti i costi, ma non la capisco nelle altre sfide. Negli altri che mi ci vuole a scoppiarli, è facilissimo. Ora, la ghicchia un pochettino, ma non fa nulla. Dunque, dovrei averla fatta, quindi dovrei ricevere tipo 200. Eccole qua, una e due. Oh, la moneta in Azuma. Non me l'aspettavo la moneta in Azuma. Perché non ho fatto tutto quanto insieme? La moneta in Azuma, ottimo. L'ultima possibilità di vedere chi posso prendere, chi posso slottare. Perché poi non ci sono più monete. Non ci sono più monete in Azuma a questo punto. Questa è l'ultima. Speriamo che esca qualcosa. Se esce ora un Aizaki, proprio da suicidio. Ah, ok. Kazemaru, ok. Non è che sono sollevato che non sia Aizaki, però se era Aizaki, mi rodeva un po' il culetto, mi rodeva, perché sinceramente avere Aizaki a fine evento, ok, oggi è sabato quando sto registrando, voi starete vedendo questo video domenica, domani che è lunedì, insomma, c'è ancora tempo, però se mi uscisse ora Aizaki mi taglio le vene. Dai, non è giusto. La slottata non la faccio, la multisummon me la tengo per il prossimo evento, non so cosa sia, non lo voglio sapere, cioè lo voglio sapere ma quando esce. Quindi,
Per questo video è tutto, Cugge. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito UK Watch. Questo evento mi è piaciuto un botto, mi è piaciuto davvero un frego. Io comunque sia vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.